Enjoy Forgetting è una mostra che racconta la storia attraverso l'occhio di 7 artisti contemporanei, italiani e internazionali. Filippo Berta, che è qui a fianco a noi con un lavoro magistrale Homo Homini Lupus sull'identità dell'Italia. Ima Sbedo, tra gli italiani più importanti nel campo della videoarte, che stasera realizzeranno una performance live creando un gioco di percezioni e sinestesie che coinvolgerà il pubblico. Eulalia Valdossera, artista spagnola, che ci introdurrà in un rapporto tra servitù e padrone attraverso il lavoro dipendenza mutua. Quindi Francesco Iodice con Atlante, traendo spunto e utilizzando come simbolo l'immagine del titano mitologico che sorregge per tutta l'eternità il peso della storia e raccontandoci anche con una carrellata di sequenze attraverso il found footage la storia del secolo breve. Quindi Igor Grubic, che rappresenta in questo contesto la Croazia e ci racconta la storia, la dannatio memoriae generata dopo la caduta dell'ex Jugoslavia rispetto ai monumenti che celebrano la storia. Quindi il lavoro di Nazan Tur con Magic, un artista turco-tedesco, nato in Germania, ma la cui identità turca è ancora molto forte, che attraverso un linguaggio molto diretto ci ricorda quanto o sottolinea quanto noi siamo disposti a credere a ciò che ci viene imboccato dai media, attraverso appunto il gioco dell'illusionismo. E infine Raffaella Mariniello, che attraverso un racconto struggente accusa le autonomie locali di Napoli a seguito dell'incendio doloso di Città della Scienza, attraverso il lavoro Still in Life, ancora in vita. I 7 lavori sono accomunati dalla ricerca del senso della storia. Ognuno a suo modo, infatti, rappresenta o un episodio o un simbolismo che ci ricollega allo scorrere del tempo. La videoarte è, alla stregua degli altri medium dell'arte contemporanea, a tutti gli effetti un linguaggio fluido, se vogliamo, che attraversa barriere diverse, passando dal documentario alla televisione stessa. Ad oggi direi che la videoarte non può che essere il linguaggio della contemporaneità, anche citando quanto dichiarano Masbedo. È chiaro che l'immagine in movimento ha 1000 volte più potere di una fotografia, per esempio. È a tutti gli effetti, secondo me, il linguaggio per eccellenza della contemporaneità, sfociando nel video, nel documentario, nel found footage. C'è una tale trasversalità che rispecchia anche l'ampiezza del panorama contemporaneo.